Mi dice cosa abbiamo qua? Abbiamo filetti di carpa marinata, filetti di scapola marinata, siluro. Questi che sono tutti pesci ovviamente di lago, tutti i pesci nostri di lago. Ci sono anche dei pesci che magari in genere non siamo abituati a mangiare come pesci di lago. La scardola è un pesce che solitamente non la mangia nessuno perché è ritenuto un pesce molto scadente, però se uno lo sa cucinare il risultato è questo. La stessa cosa per la carpa, e poi il siluro più o meno lo conoscono tutti, qui nella nostra zona nessuno è abituato a mangiare il siluro. Ecco, quindi state facendo promozione al pesce del nostro lago. Certo, Gustavo Pesce. Quindi vediamo in primo piano, qui ad esempio abbiamo una tuta lacustre, viene così chiamata la trota lacustre, ma in realtà non esiste una vera trota lacustre. Si pensa che sia un mutamento della trota marmorata, che è una trota che raggiunge in natura dimensioni considerevoli. Questa trota, quando migra e arriva all'interno delle acque del lago, cambia la livrea, prende questo bellissimo colore argenteo con queste macchie nere. È un pesce che raggiunge misure e taglie considerevoli. Vediamo adesso il collega guardiapesca che prende in mano il carasso. Il carasso è una specie, è un pesce che non è autoctono, è un pesce alloctono, cioè un pesce che è stato introdotto da qualche anno a questa parte in altri paesi, soprattutto in paesi dell'est, che vivono praticamente di carassi, dove il carasso è estremamente, estremamente diffuso. C'è una grossa cultura culinaria proprio attorno a questo pesce. Altri pesci che abbiamo esposti, abbiamo le bottatrici, che con la tipica livrea maculata sono pesci che vivono principalmente sul fondo, salmerini, lagone è conosciutissimo con il soltino. Adesso il collega guardiapesca ci prende un lagone e ci fa vedere lagone. Questo è il pesce che viene pescato dalla metà di giugno fino a fine agosto per i dilettanti e per i professionisti fino a fine stagione, da cui poi si ricava il missoltino. L'agone viene poi salato e essiccato al sole per essere servito poi alla piastra o alla griglia con la polenta. Abbiamo altri pesci molto interessanti che sono i coregoni, lavarelli e bondelle. Questo è un bellissimo coregone di dimensioni considerevoli. La differenza sostanziale che esiste tra il lavarello e la bondella è visibile solo da un occhio esperto e guardando le scaglie del pesce al microscopio. È praticamente il lavarello e il coregone sono gemelli, difficilissimi da distinguere, è più corretto chiamarli coregoni. Anche come sapore sono molto. La carne del lavarello è leggermente più consistente rispetto a quella della bondella, però anche come sapore sono praticamente gemelli, quasi direi siamesi, non monozigoti. Ecco, vediamo poi la tinca è un pesce molto bello da fondo, pesce colorato, può raggiungere dimensioni considerevoli. La tinca è un pesce che è stato introdotto, è un pesce che è molto diffuso nell'est, è un pesce che vedete la bocca della tinca, può raggiungere dimensioni considerevoli. Nella cucina comasca la tradizione vuole che la tinca venga servita in umido con i piselli, mentre in altre regioni d'Italia viene servita a tranci, ad esempio con il riso, come noi serviamo il pesce persico. Parlavamo prima della bottatrice. Vedo che la fotografava, già tiro fuori, no? Sì, ecco, questa è la bottatrice. La bottatrice è un pesce poco conosciuto, è un pesce che vive sul fondo, è un pesce che non ha particolari lische, ha solo una colonna vertebrale centrale ed è facilissima sia da pulire ed ha degli ottimi poteri nutrizionali ed è un pesce molto molto digeribile. Ma di tutti questi? È un pesce che mangia altri pesci e soprattutto è un po' lo spazzino del lago perché mangia pesci morti
mangia cadaveri. Però è veramente un pesce molto buono. Quindi in Piazza Cavour si farebbe un bel banchetto. Il pesce di Piazza Cavour probabilmente si farebbe un bel banchetto. Qual è il pesce più pregiato di questi che abbiamo visto? Allora, diciamo che tutti i pesci sono pregiati. C'è la preferenza a dare ai salmonidi come pesce pregiato il salmonide. Quindi la famiglia dei salmonidi qui è rappresentata dalla trota, è rappresentata dal salmerino ed è rappresentata dal coregone. Norme per vedere se il pesce è fresco, quello che andiamo a comprare, sono gli stessi del pesce di mare? Sicuramente, cioè controllare l'occhio e controllare la branchia. Come deve essere l'occhio? Della branchia. Come deve essere l'occhio? L'occhio deve essere bello, vigile, come questo. Non deve essere un occhio spento, appannato. E la branchia? E la branchia deve presentare nella parte proprio della respirazione un bel colore rosso vivo, tranne per alcuni pesci che hanno le branchie molto rosa. Comunque colori non spenti. Un'altra caratteristica, chiaramente, quando si acquista un pesce fresco è sempre meglio prendere il pesce sporco ed eviscerarlo, perché anche attraverso il controllo delle viscere possiamo sapere se la qualità del pesce. Inoltre ci sono delle ricette, proprio antiche ricette comasche, che si possono fare anche con le interiora dei pesci, come ad esempio delle polpette. Quelle che ho appena mangiato? Quelle che hai appena mangiato non erano fatte con l'interiore del pesce, ma con la carne del pesce. Senta, ma perché la tinca non si trova quasi mai? Che buono. Ecco, questa è una bella domanda. La signora chiede perché la tinca non si trova quasi mai. Ci sono delle ricette favolose. La tinca non si trova quasi mai perché, signora, è un po' il discorso della domanda e offerta. Lei quante volte ha cercato la tinca sul mercato? Una volta, due volte, poi dopo non l'ho trovata. Ho detto ecco, basta, lascia perdere. Lascia perdere. Infatti è proprio in questione di domanda e offerta. Ci sono tantissimi pesci, come quelli che vi abbiamo presentato oggi, che non ci si trovano sul mercato perché mancano le persone che richiedono questo pesce. A Como non esiste una grande tradizione di pesce di lago, purtroppo, avendo un grande lago. Infatti io dico sempre che noi comaschi non siamo dei laghi. I laghi cominciano, oserei dire, da questa parte, dalla parte della sponda occidentale, da Moltrasio in su, perché anche a Cernobbio non sono molto laghi, e dalla parte della sponda orientale, da Blevio in su. L'Alto Lago comunque, che ha una grossa tradizione di pesca, perché comunque oltre a una necessità proprio di sopravvivenza del pescatore di professione, la tinca è comunque usata come... Con la natura e soprattutto con il nostro lago, che è un elemento vitale per la nostra comunità, e quindi credo che occasioni come queste siano belle per far riappropriare i comaschi delle loro tradizioni, anche per far conoscere ai tanti stranieri che vengono a visitare la città in questi giorni qual è la storia anche delle relazioni, del lavoro e del rapporto con la natura della nostra città e della nostra provincia. Grazie. Grazie mille al signor Sindaco, e noi continuiamo quindi questa degustazione. Sindaco, la invitiamo a provare questo filetto di scardola marinato del nostro Cecco Ghislanzoni, pescatore di Lecco. Grazie. Bene.